Ciao a tutti. Allora, rispondo al videotag dei rossetti. Ovviamente io stra-amo e stra-adoro i rossetti, quindi come non poter fare questo tag? Allora, iniziamo subito. Allora, la prima domanda dice: balsamo o trattamento labbra preferito? Allora, come balsamo o trattamento labbra, ovviamente uso il balsamo. E ho stra-adoro questo qui di Alchemilla, l'Addolcilabbra. Questo qui nello specifico è neutro, ma ovviamente ne ho utilizzate anche altre fragranze. Allora, l'Addolcilabbra di Alchemilla è buonissimo, bellissimo, idrata tantissimo le labbra ed è un vero e proprio trattamento. Poi per quello che costano, circa 3 euro, devo dire che è un ottimo prodotto. Poi, seconda domanda, rossetto che cattura lo sguardo. Ovviamente il rossetto che per me cattura lo sguardo è il Relentless Red di MAC. Questo color rosso sparaflesciato, bellissimo. Un colore meraviglioso il Relentless Red. Ha una tenuta estrema e secondo me è un rossetto che cattura veramente gli sguardi. Poi, miglior prodotto di lusso e miglior prodotto low cost. Allora, miglior prodotto di lusso, come non nominare il Pur Color Envy di Estée Lauder. Appunto io questo qua piccoletto, il 340, ed è un rosso spettacolare. Cremoso ma durevole sulle labbra. Dura tutto il giorno, anche mangiando. E questo qui è un ottimo rossetto. Costa abbastanza, però li vale tutti. Invece come miglior prodotto low cost, come non nominare i rossettini, questi qua col packaging nero di Essence. Ne ho nominati, ve ne nomino solamente due, però nella gamma ce ne sono tanti e mi piacciono veramente tutti. Vi nomino lo 09, che appunto è questo violaceo, e il 14 Adorable Matte, che è appunto questa sorta di rosso matte estremo. Ottima durata, ottimo prezzo, sono fatti con buon inci, quindi non seccano le labbra. Ottimi prodotti, per quello che costano io ve li consiglio. Poi, miglior rossetto di MAC. Allora, come miglior rossetto di MAC, come non nominarvi due rossetti che per me sono il top del brand, e sono FOF, cioè Flat Top Fabulous, che è appunto questo color viola, bel sparaflesciato, bellissimo, infatti lo potete vedere anche dal pack, è quasi finito. E poi come non nominarvi il Ruby Woo, il rosso per eccellenza che io stramo, e come vedete anche questo è a buon punto. Entrambi sono i miei rossetti MAC preferiti. Che dire, sono degli ottimi rossetti, costano parecchio, ma io queste due colorazioni ve le straconsiglio. Poi, prodotto più deludente. Allora, come prodotto più deludente, ahimè, devo nominarvi un MAC ed è Fox. Sì, Fox è un satin, è questo nude bello, bellissimo. Però purtroppo questo rossetto ha una tenuta pessima e mi si sgretola già dopo mezz'ora, anche se mangio sparisce e non mi piace. Questo rossetto per me è bocciatissimo, non gli darei neanche un euro. Ahimè, è l'unico rossetto MAC che non mi piace. Poi, matita labbra sì o no? Sì, matita labbra sì. Ne utilizzo parecchie e amo soprattutto quelle là di Neve Cosmetics, le pastello. Infatti ne ho parecchie, ovviamente vi faccio vedere queste qua a modello esplicativo. Allora, mi piace la Fenicottero, Pianeta, Lavino e poi Sfilata. Appunto queste splendide matite bellissime di neve. Sono dei veri e propri rossetti, non delle matite, perché sfumate su tutte le labbra durano tantissimo e fanno il loro effetto. Poi come matite amo tantissimo quelle di Kiko e quelle di Astra, che sono ottime. Poi
Miglior gloss, come miglior gloss amo questi qui di Avon della linea Ultra Glazewear, sono degli ottimi lip gloss. Poi, tinta labbra preferite. Allora, come tinta labbra preferite amo e stradoro queste qua di Kiko, le Double Touch. Già ve le ho fatte vedere tantissime volte, devo dire che sono delle ottime tinte. Niente ragazzi, questo video finisce qua, spero che il video vi sia piaciuto, scusate la fretta, però queste erano le domande. Quindi niente, ci vediamo al prossimo video, ciao!